Eccole qua, ragazze di seconda media sono partite. Allora, già prima dell'arrivo del Gabi, iniziate per poter veramente questo sia voi diventate operativi. Da top sono arrivati prima. Dopo di avete già organizzato. Siamo allora per prima d'ora. Monitoriamo e vediamo. Sarà il mio voto? Era lui, ora te lo flexo. Ancora? Ma che cazzo è questo? Cosa è bocciato? Mi ricordo in carriera. Ma che palle? Ho creato bene, che ci sono. Era un po'. Mi ha fatto mille raccogliere. Ok, ci siamo un attimo distratti perché ci siamo messi d'accordo con gli atleti che ci aiuteranno con le prossime redazioni, ma non perdiamo di vista la gara delle ragazze di seconda media che stanno per affrontare la salita verso l'argine dell'Olona, per cui le ragazze di seconda media verso la salita dell'argine. Eccole là, si stanno inerpicando sull'argine della luna, adesso passaggio lungo la luna e poi nuovamente qui all'interno del vallo. Ricordo, questa è la terza gara del secondo blocco, quello riservato alle scuole secondarie di primo grado, le vecchie scuole medie, tanto per intenderci. Avremo ancora seconda maschile e poi le due gare maschile e femminile riservate ai ragazzi di terza e poi avremo concluso il programma delle gare di oggi, ma non avremo concluso le premiazioni perché si livella la classifica a livello di istituto e andremo a premiare super attesa dai parte dei professori i vari istituti dal primo fino al settimo. Abbiamo sette scuole oggi qui sui campi di San Vito Verona. Ecco la prima ragazza ci sta raggiungendo qui nella zona dell'arrivo, prima ragazza per l'arrivo, eccoci qua, stavolta non si parla di sprint, ma abbiamo un arrivo solitario per questa ragazza di cui adesso andiamo a identificare il numero e magari anche la scuola. Bravissima questa ragazza, molto brava, eccola qui che arriva. Ancora in spinta, 286 è la prima ragazza di seconda media. Vediamo di che scuola, solo la scuola. Leonardo da Vinci di Lerliano, complimenti, veramente ha fatto il vuoto questa ragazza, poi recuperiamo il nome sia suo sia della seconda e terza. Recupera. Cervo Maggiore la seconda classificata e Bonzi della Riva la terza. Adesso io ringrazio le scuole che hanno messo le magliette con il nome, così almeno mi diventa molto più semplice di identificare gli istituti in gara oggi e la loro classifica. Intanto il nostro sindaco ormai è diventato il referente per gli atleti della Cinque Mulini, sta facendo una chiacchierata, lui in dialetto milanese e loro in aramaico, visto che sono tutti o eritrei o etiopi, non so esattamente che cosa si dicono, ma stanno chiacchierando da 10 minuti, va bene così?
va bene così? Allora le ragazze che non sono per il podio, gentilmente pian pianino possono scorrere verso l'uscita, mentre le tre ragazze, adesso recuperiamo la classifica, andremo per le premiazioni. Eccole qua, ancora le ragazze di seconda media che stanno arrivando e concludendo la loro fatica, bravissime, stanno portando punti alle loro scuole. Ricordo, importantissima la classifica individuale, ma super importantissima, anche se non si dice, la classifica degli istituti, super importante. Ogni punto portato alla scuola è un punto che fa scalare la scuola nella classifica, per cui bravissime anche queste ragazze che stanno arrivando in questo momento. Recuperiamo la classifica, eccola qui. Eccoci qua, abbiamo anche recuperato la classifica. E allora, stavolta per le premiazioni ci aiuta ancora il sindaco e poi ci aiuta Michila Tadese Tachele, che è vice campione del mondo under 20, sono ragazzi giovani, under 20 nei 3000 siepi. Lui è arrivato secondo al mondo nei 3000 siepi under 20. Prego, anche il sindaco, sì sì, ormai facciamo una coppiata, sindaco e atleta. Prego, prego, eccoci qua, allora un attimo che stiamo sistemando qualche mascherina che si è rotta, perfetto. Allora, chiamiamo come terza classificata in rappresentanza delle Bombesin della Riva di Legnano, Federica Gualla, eccola qui, brava Federica. Eccola qua, sul podio sono alti uguali, sul podio sono alti uguali, perfetto, complimenti da parte di Michila Tadese Tachele, seconda, per la Dante Alighieri di Cerro Maggiore, Angelica Alicata, brava Angelica, seconda classificata. Il sindaco fa i commenti anche sui nomi delle ragazze, ormai è entrato nella parte incredibile. E poi invece da Nerviano, abbiamo detto Leonardo da Vinci o comunque Istituto Comprensivo Via dei Boschi, abbiamo Asia Musassi, brava Asia, che ha veramente staccato ed è arrivata in solitaria qui sui campi di San Vittorio Lona, complimenti, anche lei riceve la medaglia d'oro di prima classificata e bravissimo. Allora, il sindaco gentilmente da una parte, Michila Tadese Tachele dall'altra, ecco qua, guardate che bella immagine, le ragazze del futuro della nostra atletica, aspetta, wait, ok, perfetto, grazie mille, thank you Tachele Tachese, thank you, ok, bene, abbiamo finito la seconda